Oggi vi volevo parlare della recente polemica che si è scatenata sul web, solita polemica della domenica, sul character design di Stellar Blade, no? Oggi non gioco, almeno sto un po' rilassato, ma ne discutiamo di quello che è il mio campo. Io sono Montezuma, come al solito, e quest'oggi parliamo di concept art e character design. Beh, che ho visto delle cose veramente incredibili, scritte anche da testate famose, ma giusto per raccattare qualche views in più, poiché comunque la sensualità, il sesso, soldi e sangue sono le tre S del giornalismo, del poco che mi ricordo che ho fatto le superiori, infatti a me il giornalismo fa schifo. Io voglio raccontare le cose come stanno di uno che ha studiato. Perché dico questo, adesso io non vi faccio vedere i titoli, però con molti di voi, come magari anche alcune persone che conosco, no, guardate delle persone che giudicano, per esempio, se potrebbe essere un giudizio di un film o no, di un film su persone che non hanno titoli. Adesso i titoli non è che vado a aprire il cassetto e ve li faccio vedere. Io ho studiato concept art, fumetto, quindi anche narrazione, regia, insomma, non è che sono l'ultimo arrivato, certo, non è che so bravissimo, non è che so il campione del mondo, però mi reputo una persona abbastanza aperta e vi voglio far capire cosa c'è di sbagliato in questa polemica. Innanzitutto parliamo che questo gioco si chiama Project Eve, per la software house Shift Up, se non sbaglio. Lo seguivo da un po' di tempo perché se mi conoscete almeno un po' grazie al canale, sapete che a me piace molto giocare anche a giochi un po' sconosciuti, così anzi soprattutto, cioè io non c'ho tempo per quelli mainstream. No, vabbè, mi piacciono molto anche quelli, però aspetta, che c'è un capello strano. E lo tenevo d'occhio e mi dici, magari è un bel action, io sono un grande amante degli action, tipo Bayonetta, Devil May Cry, non God of War, poi spiegherò il perché, no, vabbè, scherzo, perché era un po' basic rispetto a Ninja Gaiden, insomma, Devil May Cry, Bayonetta di quel tempo. Bayonetta non l'ho citata a caso, perché è stata paragonata alla protagonista di Stellar Blade, che si chiama Eve, appunto, Project Eve. Il gioco adesso si chiama Stellar Blade, esce tra una decina di giorni, adesso non lo so, siamo l'11 aprile. E che cosa vi volevo dire di questo? C'è stata una. Cominciamo con questo adesso perché ci sono mille cose da dire. Una testata giornalistica di cui non mi ricordo, che non ho problemi a citarla, tanto insomma è pubblica, ha detto: perché Stellar Blade no e Bayonetta sì? Ah, ancora non ho detto la polemica forse. Il character design della protagonista che è estremamente sexy, no? Ok. Innanzitutto c'è da dire che non sono contrario a questo tipo di cose. Uno può dire, ma certo, tu sei un maschio, eccetera, eccetera. Io conosco disegnatrici, anche colleghe che alcune conosco, altre meno, con cui a volte parlo, a volte no, e che disegnano personaggi anche peggio di, cioè peggio nel senso meglio, e qui non hanno assolutamente problemi con la sessualità, che è una cosa molto importante, nel senso non è una cosa da discriminare, perché dopo tutti fanno gli ipocriti, anche delle persone che conoscono, no? Capito? Fanno davanti agli altri, fanno tutti i pudici, poi a casa se guardano le peggio robe, ma questo non ci interessa a noi. Noi stiamo parlando di questo, quindi però non mi fa il moralista se poi, no? E tutto questo, io per esempio anch'io mi piace disegnare personaggi di questo tipo, anche storie di questo tipo, se non più spinte, adesso non è che l'abbia mai pubblicate, eccetera, eccetera. Quindi adesso io non so quanto durerà questo video, volevo dire mille cose sul character design. È stato paragonato a Bayonetta, perché Bayonetta sì e Stellar Blade no? Te lo dico subito. Oh, ciao Ale, stavo parlando, di una questione di questa polemica, no? Di questo personaggio che è stato considerato troppo sexy. Stavo facendo un paragone sul character design. Io non ci capisco niente. Ho pensato a Bayonetta. Sono curioso di sapere che dici. Ah, perché hai sentito quello che ho detto? Sì, l'associazione con Bayonetta è di. Sì, no, ma Stella, questo qui deve uscire, no? E qualcuno ha detto perché Bayonetta può e non può. Adesso poi ti faccio vedere il perché. Secondo me c'è una differenza sostanziale di design. Uno può dire è un po' Bayonetta perché c'è una protagonista femminile con una tuta attillata, forse è l'unica cosa in comune. Però
Perché adesso io ho delle slide da mostrare che faccio vedere, perché Bayonetta, la designer di Bayonetta, appunto la designer, è Mari Shimazaki, una concept artist, secondo me molto brava, ha lavorato anche un sacco per Tekken, Soul Calibur, io c'ho qualche, adesso vi faccio vedere le slide, no? E quindi è sì una femme fatale anche Bayonetta, quindi Seresa che è il suo nome, però... Non è disegnata co come Eve, perché questa protagonista che ti sto facendo vedere adesso si vede che ha un design cino slash coreano, in questo caso coreano. Perché ho detto cino coreano? Perché il cino e il coreano in comune, anche quando, non so se avete mai visto le pubblicità o le TikToker cinesi e coreani, usano questi mega filtri che sembrano delle mega bambole, tutte allungate a volte, sono super finte, ma questo perché è una questione di business, di commercialità, e ovviamente anche nel videogioco usano questo tipo di strategia. Adesso vi voglio far vedere, disattivo lei e attivo un'altra slide che è questa, tipo no, questa l'attivo dopo. Lei è basata, no, voglio fare, è basata, fa ridere già, based, no, scherzo. Volevo far vedere perché Bayonetta è diverso. Guarda il concept art di Bayonetta. Beh, no, prima di andare a Bayonetta, guardiamo altri lavori. No, no, abbiamo citato Bayonetta. Guardiamo subito quelli di Baio. Ecco, questo è un disegno di Mari Shimazaki. Cioè, a me non sembra volgare, sinceramente. Nel senso, appunto, lei c'ha sto design longilineo. Tra l'altro, come ho citato a dei coreani, mi sono smentito subito. Però, vabbè, lei. È ovviamente irrealistico, ma perché è fumettoso. Noi concept artist dobbiamo dare qualcosa in più, però non mi sembra volgare quanto Eve. Per quanto io mi piace anche quella che abbiamo visto prima, io non so, cioè, premessa, io non sono contrario a nessuno dei due. No, non lo so, indubbiamente sessualità. Sì. Cioè, nel senso, lei è una femme fatale, però si vede che Mari Shimazaki dà molta importanza all'eleganza, ai gioielli. Cioè, come dicevo prima, non so se eri già connesso, ci sono molte disegnatrici a cui piace fare delle tizie molto formose, prosperose, sessualizzate, anche se sono loro stesse femmine. Quindi, capito, uno può dire, è il maschio basic che vuole queste cose. Invece no, cioè... Io conosco molte disegnatrici, per esempio, prima stavo guardando un disegno, io ho anche commentato, una fumettista italiana, Elena Mirulla, no? Che fa Sexy Tales, che sono queste fiabe, tipo Biancaneve, Alice nel Paese delle Meraviglie, eccetera, eccetera, però in versione, cioè, proprio si vede tutto, è incredibile. E lei è una mamma di famiglia, e gli scrivono le peggio cose, poretta, ah, ma tu sei una mamma di famiglia, non puoi disegnare queste cose, ma fatti i cazzi tuoi, io direi, no? E poi chi è che lo dice? Sono quelle mamme pancine che hanno dei valori veramente arretrati, eccetera, eccetera, no? Quindi a me piace sia Bayonetta che Stellar Blade, cioè non me ne frega niente. Adesso magari Stellar Blade il gioco non l'ho, mi pare che sia anche decente a livello di game mechanics e gameplay. Però così, quindi esatto, non è volgare. Adesso te ne faccio vedere un altro di Mari Shimazaki. Guardiamo Bayonetta 2. Cioè, guarda che spettacolo, a me piace un botto. Cioè, dove... Cioè, io non è... Cioè, vedendo questo, non mi viene voglia di fare... adesso... come fa Fantozzi, no? Cioè, secondo me è molto diverso come concetto da Bayonetta. Cioè, può ricordare Bayonetta a di primo acchito, come hai detto tu, perché magari sono delle tizie longiline che combattono, non lo so, forse per quello. Secondo me... È totalmente diverso. Poi Bayonetta, per chi l'ha giocato, è un personaggio molto simpatico, tra virgolette. Lei prende un po' in giro l'essere femme fatale, no? Che va in giro con lecca-lecca e dire è stata una questione di pose. No, vedi, poi lei è sempre molto, lei dovrebbe lavorare per la moda, Mari Shimazaki, secondo me è veramente incredibile. Cioè, mi piace molto. Poi lei, questa, se la vedi, è tipo una giapponesina tranquilla, così. Appena ho visto... Ah sì, sì, ma indubbiamente anche la posa, tutto può ricordare quello che abbiamo detto. Adesso, sempre di Mari Shimazaki, voglio far vedere cosa ha lavorato per Soul Calibur, per esempio. Questa era Josie Risal di Tekken 7. Anche qui...
Che dire, cioè lei si vede che gli piace proprio i vestiti, il taglio, vedi le cordicelle, vabbè, anche sono concept artist anche che faccio io o miei colleghi che lavorano su questo tipo di situazioni, cioè che dare dettaglio ai vestiti, così guardiamone un altro, tipo June, no? June che è ritornata su Tekken 8, guarda che roba, adesso tutto, adesso mi avvicino anch'io perché questo non ci vedo un cavolo. Questa sì, adesso la qualità delle cose purtroppo è quel che è. Quindi io non so chi si è lamentato, ecco, volevo arrivare a questo. Dici, perché sono dei corpi inarrivabili. No, prima guardiamo un altro po' di concept, tipo Kazumi di la moglie di Heihachi, spettacolare. Con la tigre, cioè, ma guarda che vestiti, bellissimi. Cioè, io starei qua alle ore a fare. No, ne ho salvati 10.000 di Mari Shimazaki solamente così. La salutiamo, se mai vedrà. Io adoro tutto quello che fa, praticamente. Baionetta, i picchiaduro, eccetera. Poi ha fatto sto costume per Ivy di Soul Calibur. Questo è molto sexy, per carità, però non è che dici, oddio, adesso, no. Questo era molto figo, no? Perché c'aveva questi dettagli. Ecco, quello che voglio dire è perché c'è una differenza, che secondo me Bayonetta è più di classe. Aspetta, rimettiamone. Tipo, metto questa mentre ne parlo. Quindi, questo è uno screenshot del gioco. Il 3, no, il 3 ce l'ho ancora in celofanato, lo devo giocare, no? Però per dire. Comunque, se te Ale c'hai delle domande o chi mi sta seguendo, io sono contento di rispondere. Cioè, si vede anche in game è bellissima con questi gioielli, l'occhiale. Dopo lei, ovviamente, come dicevo, se qualcuno ha giocato alla storia, fa un po' la bulla, è una parodia, fa una specie di ironizza sulla sessualità, no? Che tipo lei vestita da suora nell'uno, poi tipo come Sailor Moon, gli si strappano i vestiti, ma non nel senso, in modo volgare, poi si trasforma tutto, no? Fa ridere, è più un personaggio comico che sexy, capito? Anche perché non sono uno di quei giochi giapponesi, tipo, ecco cos'è, non ho salvato delle screenshot di Seran Kagura. Seran Kagura è un gioco, ecco, adesso una nuova parola, no, vi insegno, vabbè, i miei amici non so se la sanno, però nel web la sanno tutti. Bayonetta non è un gioco ecchi. Ecchi, che è scritto semplicemente con l'H molte volte, la pronuncia giapponese English della lettera H, che non è hentai. Hentai è spinto, come se hentai fosse hardcore e l'ecchi sarebbe softcore. Softcore cosa vuol dire? Che i disegni sono abbastanza. Non conoscevo sta cosa. E ti faccio vedere, guarda, ho preparato degli screenshot di due prodotti ecchi. Che io assolutamente non ho visto quando ero piccolo, eh. Tipo Queen Blade, no? No, in realtà Queen Blade avevo visto da piccolo le prime 5 puntate, ma non c'è senso. No, ma cioè, ecci, perché mi devono bannare per lecci? Ci ho pensato, però dai, cavolo. Tipo, vedete, cioè, non mi sembrano dei concept. Questo era un cartone animato slash manga. Comunque lo sai che però tipo il design della protagonista mi gasa, è un po' troppo striminzito, però già, però so fighi, per tipo quella lì con la spadona mi piaceva, però per di qua non si vedrà mai, mi fa ridere parlare di queste cose, però non si vedrà mai l'atto in sé, ecco basta dire l'atto perché non voglio risultare volgare. Non si vedrà mai l'atto in sé. Ci sono scene in cui lei cade l'armatura e se copre, ma roba che abbiamo visto anche su Ranma. Voglio dire, non è che, oddio. Poi, Ranma disegnato da una donna, ricordiamo. Che è bello che quando sono in live mi scordo i nomi. Cavolo, che è la stessa di Inuyasha. Come si chiama? Che vergogna non ricordarsi le basi. Oddio, come si chiama lei? Vabbè. Quando so, mi piace il panico quando sto in live. Oppure un altro prodotto, questo è Queen Blade, se lo volete vedere, ma magari la lore è fighissima, io non lo so però. Un altro prodotto ecchi è questo qui. Questo è uno screenshot del cartone che da noi si chiama. Sì, cioè il cartone si chiama Maniu Iken Cho. Che l'ho visto da Christian, il nostro fumettaro di fiducia, appena entri sulla destra. Questo, cioè, cosa distingue lecci da non ecci? Cioè, tu vedi che roba che è. Cioè, tu vedi cosa stai vedendo. Cioè, anche se non ci sarà l'atto,
in sé, però questo si chiama il prosperoso clan Manyu in italiano. Cioè, ti pare che Baionetta è così? Cioè, quello voglio dire, cioè non sto, mi sto riferendo a te, ma a chi ha scritto quell'articolo, no? Io Baionetta non la percepisco ecci, capito? È simpatica, sì, sensuale, ma non volgare, non so come dire. È una femme fatale sicuramente, poi io c'ho sta luce, ma perché non me voglio far vedere troppo. E vabbè, togliamola prima che arriva l'FBI. Volevo che screenshot guardiamo, questo l'abbiamo già visto. Però Stellar Blade va bene, ma adesso ti farò vedere uno screenshot che no, non mi bannano perché speriamo almeno. Non lo so, ho sempre visto il problema. Ma in che problema? Cioè, non ho capito in che senso. Sì, intanto metto uno screenshot qualunque. Ah sì, cioè tipo vabbè, lei sta sempre con le gambe incrociate. Anch'io tipo quando disegnavo questi personaggi longilini, non so se sto rispondendo giusto, mi viene da farla che un po' da posa. Ma tipo Baionetta no, è quello che sto dicendo, nel senso che cioè Baionetta non è troppo neanche cioè non voglio fraintendermi perché prima avevo visto uno screenshot di Mari Shimazaki che cioè esatto, non è volgare, cioè nel senso su Stellar Blade, ecco quello che voglio dire, che in quelli ecchi, cos'è? Adesso mi fa ridere fa sto esempio, nei giochi ecchi, questo Stellar Blade non lo considererei troppo ecchi, io penserei più a un Serran Kagura, o addirittura hanno fatto il gioco di sta roba qua, lo faccio vedere per pochi secondi. Questo allora, le persone più facoltose lo riconosceranno subito. Questo cioè, capito? Vabbè, chiudiamo. capito, è un Manara. Beh, oh, mi è piaciuto molto questo esempio. È un Manara del videogioco, ma neanche, perché Manara comunque le fa vedere le cose. Però abbiamo capito, cioè, nel senso, ho capito cosa vuoi. Ecco, quello che hai appena visto, che ti hai detto porco zio, è letteralmente un hentai, ti ho fatto vedere solo la cover. Ecco, la gente pensa che Baionetta è quello, non c'entra niente con Taimanina Asagi, per chi lo volesse vedere a casa, no? Tra l'altro la storia è assurda, io lo vedevo da piccolo, vabbè. E cioè, avevano fatto il videogame su Steam. Oh, ciao Tommy. Stiamo parlando di polemiche sulla sessualizzazione di alcuni personaggi, come vedi. Questo appena apparso che è Stellar Blade, che è un gioco che dovrebbe uscire adesso. E qui adesso voglio cambiare totalmente, parliamo di concept. Perché chi si è lamentato magari dice ci sono corpi reali, volevo parlare di questo argomento. I corpi reali a me non mi hanno mai dato fastidio, perché come ho già detto ci sono ragazze che disegnano ragazze anche più sexy di quelle che faccio io, per dire. Se qualcuno si fosse chiesto se fosse un problema di sessismo, assolutamente no. Eve è basata su questa modella. Ho sbagliato. Questo è uno screenshot che usano tutti. Vabbè, vedi che Eve è molto più spinta di Baionetta. Cioè, te vedi sto screenshot, cos'è che guardi? Quell'obelisco, non mi sembra. Vabbè, volevo vedere Eve Model, ecco. Questa è la modella coreana che ha prestato. Ovviamente non è longilinea. No, no, ma è tutto giusto. Non è che c'ho i screenshot fake. Questa è la modella coreana che ha posato, che è stata scannerizzata, come vedete, quella cosa che usa anche Hideo Kojima per fare i suoi personaggi, no? Per il gioco, quindi voglio dire, questa figliuola, che sia bella o brutta, non ci interessa, però non è che lì, cioè lei si è fatta al mazzo per essere così, non è che una nasce così, ha la genetica, no, lei penso che vada in palestra, mangi bene, e questo è chi voglio trasmettere anche, chi si è lamentato e dice corpi reali, io quando ho visto Kratos di God of War, adesso sembra che cito quel meme, ho detto no cazzo, adesso mi voglio impegnare, voglio diventare come Kratos, vabbè non così grosso, però per dire io, se avete seguito le mie altre live, vabbè voi che mi scrivete mi conoscete anche dal vivo, sapete che io ho questo problema di artocriposi da quando sono nato, anche quando gioco a un'estate al mame, che ho questo spastismo, vedete che so spastico, no? Sono io, lo posso dire.
Rimettiamo uno screenshot normale, va intanto, che questo sembra magari me bannano, ok. Questo sarà lo screenshot base di... E quindi io ho questa disforia da disabile, ogni tanto anch'io mi guardo allo specchio e non mi piaccio, ma non è che vada a condannare Kratos, come molte ragazze o molti ragazzi non dovrebbero condannare questa protagonista che stiamo vedendo in questo momento, capito? Perché ci sta che tu a livello fumettistico, a livello di concept, esageri le proporzioni, come dicevamo prima, mettendo le gambe lunghissime come la creatrice di Bayonetta. Ne volevo fare di Atomic, che è arrivato dopo, i concept di Bayonetta, perché paragonano Stellar Blade, che secondo me è più volgare, ma va bene. Quindi ripeto, Stellar Blade è più volgare? Sì. Ci va bene? Sì. Capito? Non sto dicendo. Si può paragonare a Bayonetta? Secondo me no. Perché Bayonetta, i concept di Bayonetta sono questi. Cioè, fatto da una ragazza giapponese, Mari Shimazaki, e penso che starà tossendo da quante volte l'ho citata in sto video. Quindi, dicendo questo, no? Quanto mi piace anche dicevo, il dettaglio, come è studiato anche le armi, le Scarabeo Fer, no? Che sono le pistole che si attaccano sul tacco. Ovvio che c'è il tacco che è sinonimo di femminilità, se vogliamo, eccetera. Cioè, lei quando cammina e spara un po' fa così, ma non è che tipo, c'ha. Nel loro contesto. Esatto, intanto leggo, eh. Cioè, anche se sculetta Bayonetta, scusate la rima, non lo fa a livello ecchi, come abbiamo visto quei screenshot di quei cartoni che avevo fatto vedere prima, che tipo addirittura il seno è arrossato o lucido, non so, perché di solito mettono questa lucidità. Cioè, addirittura, adesso leggo cosa mi scrive il buon Spagiugiu. Il fatto è che devi anche inserire nel loro contesto. Posso capire che su The Last of Us o altri giochi la protagonista sia meno idealizzata, ma in un gioco dove combatti i demoni e voli sparando ci può benissimo stare, sta nel contesto. Per me, ad esempio, le scelte di Last of Us sono giuste. Un cavaliere di For Honor è figo che è robusto perché vive di allenamenti. Contesto. Per Diana, esatto, è quello che voglio dire. Ma se io domani voglio fare un co... Cioè, tutti devono essere tranquilli e fai... essere liberi di fare quello che vogliono, nel senso, come ho già detto, anche a me piace disegnare ragazzi, o anche io disegno anche ragazzi che sono fighi più di me, con gli addominaloni che io non ce li avevo manco 300 anni. Comunque volevo dire che quella ragazza che abbiamo visto prima, che ha fatto la modella, non è che fa la modella perché è nata così, no, perché ho visto che molti dicono, Esatto, quello nuovo, non l'ho giocato, però l'ho visto, è fighissimo come concept. Però voglio dire, non è che tipo noi vediamo Kratos e dimo, no, Kratos è impossibile, cioè no, io non posso essere così. Per esempio, io mi impegno, io mangio bene, cerco di mangiare bene, meglio possibile, mi alleno e... Però non mi lamento se tipo Dante di Devil May Cry è un figaccio, lo so che è un figo, io non potrò mai essere come lui, però mi impegno a essere in più in forma il possibile, ma perché voglio star bene. Quindi chi si lamenta, per esempio, non so se si può fare questo esempio su Twitch, io conosco delle persone, no? Che magari non hanno un fisico tipo Bayonetta, vabbè, Bayonetta è irrealistico, diciamo non hanno un fisico come quella modella che abbiamo visto, no? La facciamo rivedere perché devo dire una cosa su quella storia lì. Eve Model, vedi che nella realtà lei non ha le gambe lunghe, è proporzionata come un'umana perché le gambe lunghe sono irrealistiche, no? Detto questo, ecco, volevo dire, conosco delle persone che dicono: ah, guarda, quella fa un cosplay della Madonna, no? E poi tu mi posti, adesso oggi so critico, ma mi posti dalla mattina alla sera che ti spari cupcake giganti e sei tutti i giorni da Starbucks o al Burger King. Non voglio fare pubblicità assolutamente a queste cose, sono sovversivo e anticapitalista, quindi non ci andate, anzi in questo dico non ci andate, perché tutto tanto acqua e zucchero, che cazzo bevi sta merda? Fate un caffè con la moca e sti cazzi, no? Oggi so cattivissimo, basta. E quindi, però, signora mia, quella modella, t'ho detto, probabilmente si sveglia alle 6 per andare a correre, e quindi è stata scelta per diventare la testimonial, no, la testimonial, a prestare il suo viso alla protagonista di Stellar Blade. Non so se sto dicendo delle cose giuste, voi siete d'accordo, nel senso che
Cioè, favorire un tipo di corpo irreale non è sbagliato se si tratta di un'opera di fantasia. Nessuno sta sminuendo, anche perché il corpo, quello non ideale, a volte non è salutare, quindi ci sta. Poi c'è gente che sta bene così, non è che sto dicendo, cioè, a me tipo, non è che sto favoreggiando o sei rachitica o fai schifo, non sto dicendo questo assolutamente, però questo è un discorso più delicato. È un discorso molto più delicato e però avete capito il mio punto di vista. Io sono pro ad aiutare e a capire bene. Però uno non può fare neanche ste lamentele se te mangi quello che ho detto prima, i banana split dalla mattina alla sera, cioè, capito? Detto questo, per esempio, anch'io, come dicevo, faccio. Ah, questo l'ho già detto, io faccio il mio. Per esempio, io sono tutto magrolino, non potrò mai essere come Kratos o Dante di Devil May Cry, sempre per citare degli action, no? Però faccio il mio, io mi sento bene, mangio bene, mi alleno e cerco di essere così. Comunque, andiamo avanti con il concept art. Volevo spostarmi più sul lato di inventiva, no? E volevo raccontare questo episodio perché prima io di solito me li racconto da solo gli episodi e poi me li ripeto in live. Comunque, benvenuto al quarto spettatore. Se vuoi fare qualche domanda, noi stiamo parlando della polemica di Stellar Blade, ma anche di character design. Io sono Montezuma, ho studiato concept art, fumetto, regia, eccetera, eccetera, tutte le cose noiose, no, scherzo, fighissime. Però quello che voglio dire è che, come ho detto all'inizio del video, anche se non vi faccio vedere gli attestati, mi sembra che tipo, ci sono dei amici miei che seguono dei tizi del cinema, loro non vanno mai fatto vedere l'attestato che hanno studiato cinema, anzi probabilmente neanche lo hanno, però si sentono in diritto di parlare di cose che magari non. Volevo dire se la chat era ben stabilito. Io però sono documentato, quindi cosa vuol dire? Che il mio parere ha maggiore impatto? No, cioè nel senso io vi dico com'è, dopo applichiamo il gusto, perché ci sono delle cose che vanno riconosciute a livello oggettivo e poi applichiamo il gusto personale. Ho schiacciato una roba, spero che non parti la live. Il character design non tutti ce l'hanno nel sangue, ma non è una cosa che non si possa imparare. Per esempio, disegnare basta esercitarsi. Quello che uno dice, perché a me, a volte quando ho fatto delle gallerie qua nella mia città, uno mi ha chiesto, ma voi siete già nati imparati? Non è vero, io per esempio non ero portato per niente, ho studiato, però è vero che ci vuole una certa mentalità. La mentalità è difficile da acquisire, perché magari uno ci sta a scervellare e dico, allora io ho studiato quello, quell'altro, però come faccio? No, ci deve essere un po'. Ti devi sbloccare un po' mentalmente. Come cucinare, io per esempio ormai 10 anni che cucino da solo per motivi tristi, però vabbè, comunque mi dà gusto. E ho scoperto che uso le stesse parti cerebrali di quando disegno, perché ci sono. Perché cosa hanno in comune disegno e la cucina, secondo me? Che tu sfruttano delle regole, ma anche se non le rispetti al 100%, non importa, l'importante è che ci metti un po' di creatività, un pizzico di inventiva, che non tutti magari hanno, ecco, quello voglio dire. Non so se ho usato già tutti gli screenshot da far vedere, però quanto ho passato è una mezz'oretta, volevo. Adesso per esempio, cazzo, cosa si può dire? Volevo dire una cosa interessante, un attimo. Mi sono sbarellato. Se volete fare domande, io sono sempre contento sul concept artist, sul perché stiamo a parlare di Stellar Blade. Comunque Stellar Blade mi sembra figo, al di là di tutto, nel senso, per esempio, anche Kuro Lili, che è una ragazza che gioca, una videogiocatrice famosa sul web, lei ci ha giocato, non gli dà fastidio che lei, che Eve, la protagonista di Stellar Blade, sia estremamente sexy, cioè non ci interessa, nel senso, non è che vai a nuocere a qualcuno, ecco. Per dire che adesso io non so, c'è sta parola che mi balena in mente, woke, adesso io non so se si può dire, non so, perché non sono poco informato, devo dire la verità. Non so se è una cosa ne vista negativa, cioè nel senso, ve lo chiedo a voi due rimasti, perché il terzo sicuramente sono io. Woke è una cosa neg vista negativamente nel web, oppure se dico che è negativa me bannano, quello non ho capito, perché il woke mi sembra uno estremamente. Sto camminando. Ho capito. Perché a volte mi sembra che sono un po' rompiballe, se può dire. Cioè, nel senso, io non, mag magari sbaglio, magari ho letto male io, per carità. Però
Però di solito chi se lamenta, perché io ho letto che chi si è lamentato di Stellar Blade fanno parte di questa corrente. Il termine è negativo. Ah, però di base è negativo, ok. Però si può dire in Twitch, no? Oppure anche se non si può dire, io lo sto spiegando, cioè lo sto chiedendo, quindi il signor streaming non mi dovrebbe bannare, anche perché io sono tranquillissimo, anche avete visto, a livello di... Di tutte queste cose sono sempre dalla parte di chi, non so, è un paese libero, ma certo, no? No, volevo raccontare che c'era un mio collega di Conceptate, no, perché alcuni retro gamer che seguo ogni tanto raccontano queste nozioni, vi voglio raccontare questa. Per esempio, perché non tutti possono fare il Conceptate, ma bisogna avere le sinapsi al punto giusto, non so manco se ho detto bene, cioè diciamo perché devi avere una certa mentalità, perché... Era la settimana dove dovevamo creare un personaggio. Io ho fatto sto alieno col braccio bionico, un po' un junkyard, tipo un... no junkyard, un po' un junker, quindi che viveva in un pianeta spazzatura perché i potenti, anche molto, molto roba già vista, però tanto c'eravamo 10 minuti, però era questione del concept, no? Che la storia ricordava un po' quella di Abe Odyssey, quello, non so se avete mai giocato a Abe, no? Bellissimo, sulla PlayStation 1. E lui doveva liberare gli altri rapiti da questa. Sì, una storia, non so se era quella. No, doveva liberare i genitori che erano in questo campo di concentramento. Si può dire campo di concentramento spaziale, perché non, noi non, di cui mi dissocio da quelli veri, chiaramente, perché appunto è una distopia. Sì, tanto se devo parlare di distopia, devo usare queste terminologie. Da questi alieni un po'. Estremamente di destra, diciamo, e questo è un personaggio sovversivo, ovviamente, e c'era sto braccio bionico fatto con il junk, no? Con questi pezzi trovati nella discarica, cioè gli occhialini, perché è un dettaglio che mi piace, anche se si è visto e stravisto, e così. Invece uno dietro a me, che era il mio coinquilino, lo salutiamo, ciao Max, non dico altro perché uno può dire, aveva fatto sto cavaliere che aveva le fattezze, perché è bello scegliere un attore per il face model, come in questo, come in Stellar Blade è stata scelta quella coreana, lui sa che aveva scelto come face model per il suo PG, Cristiano Ronaldo, e già a me qua mi cascano le balle, sincero, come dicono i Popix, veramente, dal cielo mi cadono le balle, veramente. Perché è una roba incredibile. Vabbè, dai, ci dici, va bene, ci può stare, ma almeno il personaggio sarà fighissimo, cioè avrà una lore incredibile. No, era un cavaliere perché lui gli piaceva un gioco solo, The Witcher. No, ma gli voglio bene, no, ma perché poi gliel'ho detto anch'io, però. E qua arriva il clou che vi voglio raccontare. Giustamente anche i prop sono importanti. Sapete, no, cosa sono i prop? Le oggettistiche, vedo già nell'immagine, guarda lei che bella suite che ha, o anche la spada, sicuramente molto bella, eccetera, eccetera. Oppure come abbiamo visto i gioielli di Mari Shimazaki prima, eccetera. È arrivato. Vabbè, te lo puoi recuperare, anzi, approfitto su YouTube la prossima volta. Ciao Ale, buona giornata, buon lavoro. Ciao, ciao, bello. E c'era sta spada. Lui ha letteralmente disegnato. Ma cos'è la spada come la disegnano i bambini? Cioè, perché il disegno era figo. Comunque, lui c'era una buona mano, no? Però la buona mano non vuol dire se non c'hai questa di concept. E vabbè, aveva disegnato, sai, proprio un rettangolo per il. No. Letteralmente un rettangolo per il manico. Poi aveva fatto un ricciolino di qua, un ricciolino all'insù e uno all'in. Cioè, ve la forse adesso più una matita. Ah, cazzo, non... l'ho messe via le matite. Ve la facevo io in 2 secondi. Quindi due ricciolini per fare l'elsa, perché era un po' da duellante. E poi la lama era una linea, un triangolo e una linea giù. E allora il nostro insegnante, che era super sovversivo. No, sai perché dico che è sovversivo? Dopo voglio fare un discorso sulla scuola che ho fatto. Non è che ne voglio parlare male, ma ti fanno idolatrare i falsi miti, tipo oh, Tesla, Steve Jobs, Elon Musk, tutte ste cazzate da capitalisti di... Capitalisti di merda, si può dire? No, perché... Bah. Apple, top, capito? Pff, basta. Chiudo, se no mi bannano veramente.
Perché io con un foglio de carta è inutile che c'ho Apple, se c'ho un foglio de carta e la testa poi fa tutto. Anche col caffè, come vabbè, ma questo è un discorso lungo che però potremmo fare oggi, vabbè. E lui ha detto: "Oh, beh, Max, figo, dai, il personaggio ci sta, però trovati delle reference, perché noi concept artist fumettisti, cosa sono le reference? Tu prima di disegnare devi capire, devi documentarti, vuoi fare un tizio medievale, cercati tutte le spade medievali, ma non è che dopo la devi fare uguale, se te vuoi fare una roba fantasy, magari mischi un design futuristico in una cosa fantasy, lo riadatti, vuoi fare che la spada c'ha un cigno, magari lui è un... Non so, poniti dei quesiti. Magari quel cavaliere era un cavaliere della guardia in un villaggio, in una cittadella che sta sul porto, come simbolo, come cos'ha questa cittadella? Magari ha un pesce specifico, ha il pesce gatto, fai che nell'Elsa ha forma di pesce gatto, che ne so, magari i baffi sono l'Elsa e la bocca, la lama esce dalla bocca delle labbra del pesce gatto, per esempio, già ho fatto un concept per di... Invece no, lui ha detto no, ma è proprio così. Ma la risposta è sbagliata. Se tu sei un concept artist, non devi rispondere. La spada è così. Devi inventare, devi farla, de devi renderla interessante. Non devi fare queste cose piatte, capito cosa voglio dire? Capito? Cioè, il concept artist è una figura importante, capito? Adesso sì, mi ero concentrato sulla polemica di Stellar Blade, ma volevo parlare anche di questo. Cioè. La mano buona non serve a niente. Io conosco un sacco di gente che magari riusciva a riprodurre quello che vedeva. Tipo, c'era una mia compagna di fumetto che la chiamavano la fotocopiatrice. Però, dopo che ha scoperto che magari doveva fare dei personaggi inventati da zero, ha droppato il fumetto perché non gliela faceva. Però lei faceva idee. Oh, pixel perfect. No, adesso ho fatto una battuta da retro gamer, però. C'era la locandina di Harry Potter 5 o 6, non so quanti ne hanno fatti. Oh, uguale, la stessa palette, tutta con i pastelli. Però quello non è essere artisti. Come dice un bel video che vi consiglio, che si chiama Design Course, di Yoji, che parla di Yoji Shinkawa, il designer di Hideo Kojima. Bellissimo, ha fatto anche delle magic per dire, fighissime. Parla di che ricopiare non è arte, cioè nel senso, e questo è l'esempio anche per il buon Max che abbiamo citato prima, perché lui quando ci siamo conosciuti, che eravamo coinquilini, poi ho detto, sembra che non dite tutti i colori, però sono stato da Dio con lui, gli voglio bene, chiaro, ogni tanto adesso è diventato, adesso faccio il good ending di Max, infatti ha rinunciato al concept artist ma è diventato un modellatore poligonale della Madonna, fa dei modelli poligonali veramente fighi, però appunto non inventati da lui, quindi mi fa Kratos uguale, mi fa Ellie della Last of Us uguale, io dico dai Max fammi qualcosa, io gli scrivo, gli commento sempre, ma fammi vedere un bel concept tuo, no, che viene dal tuo sangue, dalla tua mente, lui dice ah grande Mompe, ciao, e sti cazzi, vabbè, non lo vedrò mai più. E cosa stavo dicendo? Io dopo mi perdo. Sono come quello di John Lajoie, Get Sidetracked Easily. Non so se lo conoscete, bellissimo. Di What the Fuck Collective. Solo i uomini di cultura conoscono What the Fuck Collective. Dopo me lo riascolto. Allora, dicevo, concept art bisogna essere, avere la mente, la buona mano. Stavo dicendo, ah sì, della fotocopiatrice. Quindi. Non basta, per esempio, tu ti devi studiare una posa, poi ti devi tutta l'oggettistica, i prop, di un personaggio, te li devi andare a studiare, ti devi porre delle domande, perché lui è nel deserto, per dire, io stavo disegnando un personaggio che è in un pianeta desertico, non perché ho visto Dune, o Dune, meglio, io parlo italiano, Dune, proprio grezzo, Dune, perché mi piace comunque l'ambiente desert, ho fatto sto Desert Rider e mi sono posto Real Picasso, diceva, i veri artisti copiano, i geni rubano. Chi è Real? Ah, il vero Picasso, Real Picasso, pensavo fosse, no. Esatto, questo si può ragionare su questa cosa, nel senso che copiare, lasciarsi ispirare anche molti design che ho io, ovviamente io sono molto influenzato da quelle che mi sono piaciuti, Ghost in the Shell, tutta questa sci-fi, no? Anche i personaggi, le storie, non so perché io tipo avevo scritto
tipo personaggi alla Resident Evil, vabbè, mi piacevano un sacco di ste robe, oppure è normale essere influenzati, però io per copiare ah, ok. No, sì, avevo capito comunque. Copiare intendevo che tu paro paro c'hai l'immagine di quell'attore che sta così, con un'espressione, tu la ricopi piano paro paro per fare quella vignetta. Però bisogna essere anche un po' mobili, nel senso un po' geniali, vabbè, nessuno ingegno, cioè nel senso. E quindi diceva questo design course, course è scritto course, non so come, adesso un attimo so sbarellare, parlava di Yoji Shinkawa. Yoji Shinkawa è un concept artist della Madonna, cioè lui rompe tutti gli schemi praticamente, lui sa due pennellate e ti fa capire chi è Solid Snake, oppure chi è Raiden, oppure chi è Satoru Umezawa, visto che è una Magic, perché io sono un giocatore di Magic, no? Un giocatore scarso di Magic. E infatti io guardo solo le figure, infatti deformazione professionale. Oh bella, sta è una merda sta carta, non importa, mi piace la figura. E io gioco così, c'ho il commander, tutte le figure che mi piacciono. Oh che figata, l'ha disegnata Paolo Parente, subito nel mazzo, anche se magari è scarsa. No, io so così, gioco a Magic for fun. Eccetera, eccetera. Grande, salutiamo Paolo Parente. Qui c'ho il suo manuale di cyberpunk, bellissimo. Chromebook di parente. E madonna, qui si può spaziare in mille modi. Quindi, dicevamo, Bayonetta è uguale a Stellar Blade. Non mi ricordo se l'ha scritto Every AI o Every Cavoli, non mi interessa, non c'ho problemi a dirlo, tanto è un articolo pubblico, non sto sputtanando nessuno. La gente scrive così solo per far scalpore. Il gioco è carino, sicuramente è valido.